Sbontardi, per noi mi chiedo come stiamo onorati a mente di quello che è successo in Rixman, è stato sicuramente lamentabile. La nostra fraction, mia persona, sta mandando una carta per la Secretaria di Stato, con copia per la Tweede Camera e la Commissione di Relazione di Reino. Se si può qualche argomento del Ministro di Finanza, è stato che, per esempio, anche il governo ha visto il suo gasto, e per insinuare che non contribuì positivamente alla bassa deficit e bassa debt to GDP ratio. È impossibile fare questo, se si può gastare in qualche caso. Quindi è argomento assurdo del Ministro di Finanza, del Primo Ministro, che se non ha prevalecido il Ministro di Sicurezza, è lamentabile. Mi dico che è qualcosa che ya, non stura a chi non ha fatto. Seguro CFT também, lota pensa mais coisas. De único de dois viagens da história que o CFT te recomendou um unwaising para Aruba, é incrivelmente lamentável e é incrivelmente destrutivo. Então, realmente, me estava a comunicar isso com o Estado-Secretário Van Hufflen, me estava a compreender que Porteja não quer conflito com o governo de Aruba, mas isso nunca está a ser perjudicado isso. E yeah, falta di azione del pueblo di Aruba. Realmente, ora non c'è un presupposto 2022 che è da maniera età, con deficit di 100 milioni, quindi supposedamente noi stiamo per produrre un surplus di 60 milioni l'altro anno. E il passo è molto grande. Quindi, come noi stiamo per le finanze pubbliche sostenibili qui, e poi noi stiamo per le l'altro anno, ni anni dopo. E quello che il governo sta facendo è scrivere un problema per il futuro. Realmente è lamentabile, se è un punto che ama 13 di lanti, anche me no, noi stiamo per un surplus di 1%, poi nel 2026, 2027, non arriva un surplus di 2%. Nel 2026, 2027, non sta signora Maduro, ni signora Evelyn Weaver Cruz necessariamente tenendo tomando decisione. Il governo attuale non può mare il governo di futuro. Il Parlamento attuale non può mare il Parlamento di futuro. E questo è quello che non sta qui. E è incredibile che non comprende con il Reichs Ministrat per accettare questo. Mi devo comunicare tutte le preoccupazioni a chi non è. E anche mi devo rimarcare Van Hufflen, il segretario di Stato Van Hufflen, ha un poco tempo nel suo lavoro. Però mi non può pensare di un logro che la HACCP Istran sia questo. Lo che non so guarda è Rex Wetna a caide un altro, ma vi è un commentario careless, maniera di dire in inglese, e non cuidadoso che la HACCP, che se Istran non ti chiede di riforma, non ti impacchi con HACCP. E da l'ubidà, con i problemi finanziari che Istran a mesa crea. Quindi, se è dipendente di me, su genere, che crea il problema, non può solucionare. Se è da chiedere che se è da succedere sin intervenzione di Holanda, è da allucinando, se non è da succedere. Quindi, realmente, para mim, um dia de nossa pressão, um dia super desapontado sobre o governo vai sofrer, o povo vai sofrer. Então, agora o câmbio não vem, não tem que estar mais drástico e mais severo. Se sempre me avisa, mais nos tarda de reformar, mais difícil, mais doloroso, a reforma não tem que estar, não para político, não para governante, mas para o povo como está a cargar. E uma coisa que queda remarcada, é ainda está com... E economia mondiale cambia, il nostro rifinanziamento di nostro debito di 3 per 4 bilioni che tengo per fare, noi possiamo passare a 5.5 per 6%. Già acaba il gasto di interesse consumi 20% di nostro presupuesto. Mi chiede, al final noi stiamo basicamente trajando per pagare debito in luogo di migliorare la situazione. E l'unica maniera che possiamo migliorare la situazione è di produrre un surplus per cominciare a diminuire la quantità di debito. E ora il ministro ha dato al governo un free pass per non Hasi e sei, per seguire in mal direzione e sicuramente lamentabile. Brevemente, dopo la riunione con il CFT, che cosa si sa? Che conclusione? La mia conclusione è che non stava avendo un'altra raccomandazione per un unwaising per il presupposto 2023, se sei tampoco non cumpli. Se sei un pattern, il governo non cumpli, sapendo che sei, il CFT ti raccomanda un unwaising e non si chiede per WAC se il Reichs Ministrat lo accetta la raccomandazione. Se hai una raccomandazione per un unwaising nel 2023, se non ti produci un surplus ora qui, ti chiede se lotta nel prossimo passo, deduci, e ora ti chiedono al Reichs Ministrat o al governo se non cambia il presupposto o se il Reichs Ministrat viaja e si ti approvano.